I due operai campani che hanno minacciato il suicidio dalle transenne sopra il palco del teatro Ariston nei primi minuti della serata di Sanremo sono Antonio Sollazzo e Marino Marsicano, lavoratori del consorzio di bacino di Napoli Caserta, soggetto pubblico che si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e sono senza stipendio da 16 mesi, nonostante abbiano continuato a lavorare senza smettere mai un giorno. I due hanno voluto far leggere al conduttore, Fabio Fazio, una lettera in cui raccontavano la loro situazione e per farlo hanno minacciato di gettarsi nel vuoto. Il conduttore ha riassunto per sommi capi lo scritto, lasciando poi spazio allo spettacolo. Pare che oltre a loro ci fosse una terza persona, una donna, svenuta prima che i due tentassero il gesto. A seguito della trasmissione, i due operai sono stati portati in questura per l'identificazione.